È cominciato la settimana scorsa sotto il diluvio di un mare di fango a Rapolano Terme in provincia di Siena il campionato italiano Motorelli, specialità emergente, che ha visto allo start quasi 300 centauri provenienti da tutta Italia, fra cui 5 Altieri Albani del team Slauto Your Italy. Allora, il team è composto da 5 piloti, tutti su Fantic Motor 4 tempi, 3 nella classe 125 e 2 nella classe Marathon. Gli obiettivi sono possibilmente riuscire a vincere le due classi in cui siamo impegnati e confermare il titolo già vinto l'anno scorso con Frassini, che quest'anno ha cambiato categoria e corre nella classe Marathon. E invece qui c'è Stefano Danesi con me, che quest'anno è passato lui nella 125 insieme a Claudio Mameli e Fabio Innocenti. Nella classe Marathon abbiamo anche un ragazzo che non è Elbano ma corre per il nostro team, è Maurizio Monini Bonini. Ed in effetti gli Elbani sono andati molto forte vincendo la categoria Marathon con Maurizio Morini Bonini e la classe 125 quattro tempi con Stefano Danesi. La gara è stata, diciamo, bella, però dura, perché innanzitutto il maltempo ha inciso tanto in questa gara, perché, diciamo, troppe persone e il percorso era parecchio fangoso. Dunque, per quanto riguarda me, mi sono allenato tutto bene tutto l'inverno, però ho avuto un piccolo infortunio, diciamo, una trentina di giorni fa, un mese fa, e non sapevo neanche se potevo correre. Ho vinto tutte e tre le speciali, la gara è stata abbastanza dura per me perché non mi sono allenato tanto perché ho avuto questo infortunio. Speriamo anche che vada bene tutte le prossime, e calcolando ci sono anche degli avversari, specialmente un paio che sono abbastanza, diciamo, duri, nel senso che hanno esperienza. Ottimismo dunque per il prosieguo del campionato degli Albani impegnati in questa nuova specialità, il Motorelli, che mette l'abilità di guida a confronto con regole rallistiche vere e proprie attraverso l'uso di strumentazioni tipiche dei grandi raid come la Parigi-Dakar. Questa specialità qui è molto bella perché non c'è bisogno della velocità pura in se stessa o del, chiamiamolo, rischio o pericolo, ma c'è anche una componente lettura come nei grandi raid, Dakar, Rally dei Faraoni. Questo sport noi lo pratichiamo già da 4-5 anni, abbiamo già vinto 3 campionati italiani, abbiamo fatto un primo di classe al campionato del mondo in Sardegna 2 anni fa e anche l'anno scorso. Io confido in loro e speriamo di riuscire a portare a casa un bel risultato.